Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo qui con il terzo o quarto episodio, non ricordo, con l'European League. So che questa serie, ragazzi, vi piace molto, infatti vorrei portarvela un po' più spesso, solo che non ho moltissimo tempo ultimamente per registrare. So che è una cosa che dico spesso, ma purtroppo è così, quindi da questo momento cercherò di portarvela un po' più con continuità. Quindi siamo primi in classifica dopo 7 partite e adesso giocheremo fuori casa contro l'Ajax, che non mi sembra partito benissimo perché intanto non era tra le prime 7, però comunque è un avversario come tutti molto insidioso, quindi senza parlare molto, bando alle ciance, andiamo a giocare questa prima partita dell'episodio che fa girare il pallone. Adesso Duarte in possesso, al limite scarica 1-2, il sinistro di Duarte, Skorupski malissimo! Non ci credo. Non può aver sbagliato seriamente sto gol, raga. Ma ancora una volta in ripartenza con Dumbia che tiene questo pallone. Potrebbe offrire a Florenzi di prima per Keita. Keita in area. Seydou! Keita non sbaglia e fa 1-0 per la Roma. Andiamo in vantaggio col Maliano. Torna indietro da Milik che allarga il sinistro di prima intenzione. Duarte. Dentro per Duarte. Attenzione, troppo spazio lasciato all'Ajax. Pallone sull'esterno della rete, Totti sta andando profondo, Dumbia, il pallone è per Florenzi che può correre, prova ad arrivarci, ci arriva Florenzi, 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 Florenzi! Con calma, forse troppa, fa 2-0, siamo cinici ragazzi, due tiri in porta e due gol. Guarda, parti Ale, c'hai Iturbe, il pallone per Manuel, Iturbe in area, Iturbe poco prevedibile, poi sinistro! L'azione più prevedibile della storia, ma è sempre lo stesso risultato, Ajax 0, Roma 3, poi Florenzi. Dentro per Dumbia e può spingere Seydou. Vai Seydou, vai Seydou, Seydou! Dumbia! Così è troppo facile. Poker della Roma, 4-0. Ancora Seydou. Turbare un avversario. Poi Keita a vuoto, il pallone dentro. Occhio a Duarte, in area. Duarte! Se segnava così spegnevo. Skorupski. Che cosa fa? No, non ci credo. Mortacci tu al... Salta Maicon, Sean rientra, offre a Sigurdsson, in area passa Sigurdsson, vola Skorupski. Mamma mia che finale sofferto ragazzi, dopo il gol stiamo giocando male. Palla dentro per Sean, assist e destro e gol di Sigurdsson, 2-4. Florenzi avvia con una magia. Un'altra di Florenzi, 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 Florenzi. Facile, facile, 5-2. E T-Rex mi dice che non ci crede perché ho fatto Dragon Ball. Sono fatto di Dragon Ball io. Finisce qui, 5-2 della Roma all'Amsterdam Arena. Un secco 5-2, certo poteva... Adesso mi è andato a fanculo perché sto per dire poteva andare meglio, ma nel senso che... Potevamo prendere meno gol, alla fine, a parte la vittoria facile facile, ci tenevo a tenere la porta inviolata. Comunque siamo sempre in testa, adesso sopra il Chelsea che è a 17 punti e poi segue la Juventus a 16. Vediamo un po' contro chi giocheremo la prossima partita, contro il Manchester City all'Olimpico. Il City non è tra le prime 7, vediamo un po' la classifica per aggiornarci. Il City è quindicesimo e l'Ajax era diciannovesimo, c'è un perché signori, quindi... Sulla carta è una gara facile, quella contro il City, ma facile sempre tra virgolette. Noi comunque giocheremo per i 3 punti anche questa sfida per continuare a vincere e per tenerci la testa della classifica. Silva, palla dentro per Nasri! Che gol! Che gol! City in vantaggio, sempre Samir Nasri. C'è Dumbia lì vicino, Ljajic ha un po' di campo per andare da solo, poi offre il pallone a Seydou, dentro ancora per Ljajic, ha chiuso Clichy, Ljajic dà fastidio e recupera. Quindi Dumbia al limite, Dumbia va sul destro, poi torna sul sinistro, può calciare, non ci riesce, la palla però gli rimane incollata al piede, ma non riesce lo stesso a trovare la conclusione, alla fine commette anche fallo e calcio di punizione per il Manchester City. Non respingi, palla per Ljajic. Sta partendo Dumbia in mezzo, si è inserito Seydou, un buco nella difesa del City. Allora Dumbia pareggia, non sbaglia mai lui. Alla mezz'ora scoccata, fa 1-1 all'Olimpico. La palla splendida di Ljajic, ma l'inserimento è sempre il suo, quello di Dumbia. Il City si fa trovare impreparato.
e arriva prontamente il sesto centro stagionale per Livoriano. Le parti di Milner, occhio al cross, mamma De Santis come ci è arrivato. Quindi recupera il City, occhio a Silva, in verticale per Milner, 2-1 allo scadere praticamente, perché erano finiti anche i minuti di recupero. Dumbia al limite, la finta, il tocco per Ljajic, Ljajic non trova lo specchio della porta, è allontanato e adesso chiaramente sarà un assedio della Roma in questo secondo tempo con Manolas. Roma ancora alla ricerca del pari, Ljajic non trova il varco per il capitano. Occhio Silva, il capitano, non ci sono molti uomini al centro, il pallone a cercare Ljajic che la gira, era rimessa dal fondo, anzi no, ancora calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo ragazzi, dai, stavolta la proviamo fuori con Totti che cerca Olebas, la mette giù, Olebas calcia, Caballero vola palla per Dumbia, poi Gervais, gran palla di Seydou per Gervinho, si infila e Caballero riesce ancora. Più che altro Gervinho riesce ancora a tirare il pallone in faccia al portiere. Turbe rientra, ancora Manuel, Iturbe, c'è fuori il capitano, servito Totti, cerca di andare sul sinistro, non riesce però a passare. Dai che recupera il capitano, bravissimo, bravissimo capitano. Gervinho per Dumbia, Dumbia sbaglia però la finta, doveva andare dall'altra parte. Roma ormai in assedio, palla per Ljajic al limite, Ljajic va sul sinistro, chiuso. Va fuori per Nainggolan, non si riesce però a trovare lo spazio per cacciare, c'è il buco per Dumbia! Non ci credo che gli ha tirato addosso. Va a filtrare da solo, ci riesce anche Dumbia, entra in area, fine in fondo, Dumbia! Non ci credo, l'ha pure bloccata. L'ha pure bloccata, non è possibile. Ma finisce qui la partita con il City che spugna l'Olimpico, batte la prima della classe, che credo dopo questa partita non sia più la prima della classe, ovvero noi. Abbiamo abbastanza dominato, però abbiamo perso. Il Chelsea, attenzione, si è fermato. E allora il Chelsea non ci può superare in classifica? Sì, perché come differenza reti sta messa meglio. Comunque siamo secondi barra primi per differenza reti, quella comunque la classifica l'avete vista. Finisce qui questo episodio ragazzi, io spero come ho detto all'inizio di portarvi questa serie un po' più spesso e intanto vi invito a lasciare comunque un bel pollicione in su. Mi raccomando, seguite anche le altre serie perché chiaramente vorrei portare tanto FIFA, lo sto facendo, però vorrei anche portare altre serie e vorrei che le seguiste perché le faccio io. Perché se siete iscritti al mio canale vuol dire comunque vi piace quello che faccio io, non vi piace la determinata serie, perché se vi piace la carriera la trovate su 10 canali diversi. Quindi detto questo ragazzi, io vi saluto, noi ci vediamo con i prossimi video, non so come concludere, quindi vi saluto e basta, ciao a tutti.